Ciao e ben ritrovati nel mio canale. Oggi vediamo come funziona un videocitofono. Ecco qui quali sono le parti del videocitofono che sono rappresentati da vediamo cosa, quali sono gli elementi per il videocitofono. Chiaramente abbiamo un videocitofono TV LCD di 7 pollici che ha queste caratteristiche. Praticamente il suo esterno non è altro che corredato da un monitor e da tre tasti. I tre tasti sono quello di poter comunicare tramite l'esterno, quindi sentire la voce e di vedere anche chi è alla porta senza farsi accorgere, dall'apri cancello, l'apri porta in automatico e da un sistema sonoro che fa, diciamo, da scaccia persone. Un rumore dove praticamente all'esterno viene messo per poter spaventare chi è in prossimità della nostra porta. Mentre poi la parte esterna non è altro che questo citofono, dove praticamente la nostra videocamera è in questo puntino qui. Poi abbiamo un sensore, delle luci LED per il notturno, il tasto di dove noi praticamente andiamo a pigiare per far suonare il nostro campanello, e quindi questo è tutto il nostro citofono. Per i collegamenti sono già tutti predisposti, sono già pronti, preparati dal sistema. Abbiamo questi quattro cavi che verranno collegati con i quattro cavi del nostro monitor, e in più ci sono due cavi proprio per l'apertura del nostro cancello. Noi adesso, andando a collegare i quattro cavi, possiamo metterlo in funzione e provare a vedere come effettivamente si vede. Nel corredo, ovvio che ci sta un alimentatore per alimentare il nostro videocitofono e dei cavi supplementari per fare le prolunghe sia dal collegamento del monitor che del citofono, proprio per le lunghe distanze vengono corredati di queste prolunghe. Dopo aver collegato sia l'alimentatore che i quattro cavetti che vanno dal citofono al monitor, passiamo alla pratica e lo andiamo ad alimentare. Ecco, adesso andiamo a pigiare il pulsante del campanello e sentiamo. Questo è quello che vediamo all'esterno. Il monitor è posizionato all'interno. Vediamo quello che mostra la telecamera all'esterno della nostra porta. Gli altri tasti servono per, appunto, abbiamo detto, per guardare chi c'è e parlare all'esterno, aprire la porta elettricamente e emettere un suono acustico per scacciare una persona indesiderata. Al lato del nostro monitor abbiamo anche il volume e la luminosità, l'alimentazione, e anche la possibilità di poter mettere uno spinotto per out, per l'uscita. Questo monitor può essere praticamente collegato a muro tramite quattro fish, si mantiene da sé. Ecco, questo è un altro esempio. Grazie per avermi seguito, alla prossima guida.